terremoto a Roma. Ancora viva qui nel centro di Roma. Fortissima. Fortissima, ancora viva. Avanti qualcun altro. Sono un doppio fortino, Moreno, Montepulciano. Il lampadario sta dondolando di 10 cm addirittura. RHU Saturnia. CU0XD Pomezia, Torvaianica, ancora dondola. Scusate, Whisky 0 HCW, botta potentissima a Montemario, è botta potentissima a Montemario. 6. Quindi Azzurro 0 Whisky Papa Hotel, botta potentissima anche a Roma Sud. Sono a Roma Sud. Quindi Azzurro 0 Whisky Papa Hotel, operatore Emanuele. 6, Golf Mike Zulu sul Mona, avvertito forte terremoto qui in zona. Nancy Lima Hotel, Valle Subeguana, Castelvecchio Subeguo, forte ripetizione. Blue Zero, Romeo Oscar e Uniform, si sa, scusa, dopo vi libero la linea, si sa in quale zona l'epicentro, si sa nulla ancora? Ancora niente. Modula, qui che modula è l'SVL 0, altezza Cantalupi in Sabina, provincia di Rieti, forte scossa, strada. Grazie, lasciamo libera la linea, potrebbe essere utile ai soccorsi. Zulu 5, Romeo Zulu Sierra, Arezzo, forte scossa sentita. Epicentro ancora lì. Roma, fortissima scossa, anche più intensa dell'ultima, della seconda. Signori, go. Si è avvertita anche a Napoli. Whisky Quebec Papa, provincia di Pesaro Urbino, Appennino, scossa fortissima. Sono 5 Yankee Delta Yankee, San Sepolcro Arezzo, scossa fortissima. A chilometro 4 Padova, chilometro Livorno, Rimini, scossa molto molto forte. 0 KLI Roma Ovest avvertita molto forte. Ci sono state 3 scosse a Roma, 3. Uniform 4 Delta Bravo Uniform avvertita distintamente anche in zona Forlì Cesena. Vai in dietro 2 CRC Quebec, ascoltate a sesto piano, provincia di Mantova. John Penesino Labigano, scosse, 3 scosse tremende, 0 e noi greco. Attenzione, l'hanno sentita pure molto 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 forte all'Aquila. L'RVL in ascolto, per cortesia, l'epicentro. L'osservatorio vesuviano e il diagramma è fortissimo, però non dice ancora l'epicentro. Signori, cortesemente, comunicazioni rapide, 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 noi intasiamo il canale, comunicazioni rapide, cortesemente. Roma fortissima, fortissima. Turni al sismografo, l'ho avuto in saturazione finora. Sì, votarimi. U4 HNA. Quindi Azzurro 0 Whisky Papa Hotel, operatore Emanuele, conferma Roma veramente forte, noi siamo a sesto piano ma da perdere l'equilibrio. Quindi Azzurro 0 Whisky Papa Hotel, Roma. 6.7 è stato dato a cambio. A Ostia si è sentito tantissimo. A Roma Ovest idem, Roma Ovest idem, 2 scosse fortissime a breve distanza. Non si sa ancora dove? Molto forte, Roma Est. Attenzione, ripeto, 6.7 la scossa. E tra Roma, Perugia e Ascoli Piceno, cambio. Sicuri 6.7, perché 6.7 è forte, eh?
data la rilevazione, Camì. Latina, si è sentito forte. MRHGA. Domestico Romania America, centro operativo Top Radio Team. Paolo, allora, per Hotel Golf Alfa, passiamo sulla nostra diretta, 325. Siete queste. Però siamo in ascolto. Che si sono mossi i lampadari. Sì, buongiorno a Roma, Italia Zulu 0, Kilo del Zulu. È possibile sapere l'epicentro? Se qualcuno lo sa con certezza. Zelanda 0, Tango del Delta. Adesso, sincero, io stavo leggendo, sul Rai News 24, porta addirittura Roma, non credo che sia una cosa veritiera. Ha modulato Italia Zelanda 0, Tango del Delta, Michele in Valmontone. IG 24, 17.1. Ecco, volevo sapere l'epicentro dove è stato. Stanno decifrando. Grazie. Nazionale, Italia Uniform 7 con November Eco qui dalla provincia di Foggia. Volevo sapere l'epicentro dove è stato. Fiume sempre in Balmerina. In Valmerina dove sarebbe? Bene da Riccione, abbiamo avvertito molto distintamente la scossa. Rimango in stand-by. In provincia di Macerata. Questa volta, eh? 9, Tango, Chilosina, Raparato 5, dalla Toscana, Fine, Valdarno. Sentita nettamente, più forte di quella dell'altra sera. Sentite molto nettamente qui a Figline Valderno. Passaggi corti e spazio tra un passaggio e l'altro, grazie. November Mike. Azzurro 0 Whisky Papa Hotel, Sky sta dicendo 7.1. Doppiotto Bravo Papa Golf, Agro Nocerino Sarnese, provincia di Salerno, è stata avvertita anche qua, abbastanza forte anche qua, anche se non percepita personalmente, però dall'oscillazione lampadaria e l'onda sismica è passata anche di qua, ripeto, Agro Nocerino Sarnese, provincia di Salerno. Per i ragazzi dell'osservatorio Vesuviano. L'osservatorio sono ancora in saturazione in questo momento. Ha proseguito ancora per quasi 10 minuti. Lo stanno ancora registrando, 4 di Greco R che prende, buongiorno Cotignola. Sì, io sto quarto piano e porca miseria, sì, ho cercato di nuovo sulle radio delle principali. Sono le madonne. Vabbè. C'è nessuno in zona 6 per dare notizie? Zona 6 anche Ravezzano avvertito benissimo, è W6 NFT. Zona Marche, come va la situazione? Sì, danni, se ci sono danni. K6 America Whisky Yankee Falso in Osimo, scossa fortissima, ha buttato giù i quadri dai posti al terzo piano e stiamo guardando se ci sono danni adesso, cambio. SL, grazie, mi volevo in ascolto qui. È stato localizzato l'epicentro, grazie a chi fornisce informazioni. Non si sa ancora l'epicentro, non si sa. In locale, USA GMZ. Uniform
Alfa Lima Radio, Calvi di Sotta, in provincia di Caserta, sentita molto 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 forte, molto molto più forte dell'ultima qualche giorno fa. Per caso si hanno notizie sull'epicentro? Negativo al momento, è negativo, comunque il 7.1, Norcia Perugia stanno trasmettendo in questo momento su Sky G24, Norcia Perugia 7.1. D'accordo, qui Alfa Lima. 8 Hotel Golf Alfa, dai K8 Messico, Romania America. Eventuali comunicazioni di emergenza, a dopo. Hotel Golf Alfa, K8 Messico, Romania America. K8 Messico, Romania America. Lasciare libero il ponte, per favore. Mi stai ascoltando? Il Z8 del Golf Alfa, qui era K8 Messico, Romania America. Abbiamo una maglia radio a 7000 070. Ripeto, 7000 070, apriamo una maglia radio. Grazie se sei in ascolto. Macerata? Sulle colline. Da Campobasso, sulle colline. Abbiamo avvertito una scossa non indifferente, vorrei sapere dove è stato l'epicentro, grazie. Italia Uniforme 0, bravo Mike Lima, l'epicentro sembra ancora la regione del Maceratese. Il sismografo sta ancora registrando movimenti da oltre 10 minuti. Del gruppo FIRA di Italia e del gruppo soccorso alpino Oscar 26, in questo caso la scossa 7.1 ha avuto l'epicentro dei giorni scorsi, avvertita fortissimo in zona Pico Costanzo Lavita, molto molto forte. Ripeto, la scossa è stata di 7.1, epicentro equivalente alle settimane scorse, avvertita fortissima in zona Pisco Costanzo, provincia dell'Aquila. A te, mi scuso ancora di fare link in questo momento senza patente, a te. Italia Uniform 0, novembre Papa Lima, fa chiamata sul link nazionale. Nel Giuliette Victor, leggere vibrazione in centro Sardegna. Italia Uniforme 0, novembre Papa Lima, qualche vibrazione qui in zona Pratica di Mare, Pomezia, Pratica di Mare, vibrazioni abbastanza avvertite qui, Pratica di Mare. La zona 0 qui in corso, potenzialmente si può dare qualche informazione, zona 0, a voi il microfono, vi abbiamo trovato Italia Uniforme 0, novembre Papa Lima. Aspetterò poco. Link nazionale Cesar, Rocca Priora. Buongiorno, Italia Zulu 7, Napoli, Milano America. Buongiorno, terremoto in zona 7. Zona 7, Messico in Italia. Se dai darci notizie, bene, altrimenti ci stiamo in ascolto e attendiamo notizie anche dalla giornata di presenti di loco. La zona è stata grossa, la scossa 7.1 registrata. Io stavo lavorando, sto in campagna, la macchina ballava, ho detto mamma mia, che è sta macchina che ballo? Ho detto il vento, subito ho pensato, questo è un terremoto. Collega zona 0 qui, che ci vuol dire come situazione qui Roma e provincia, per cortesia, zona 0 provincia, Roma e provincia, Italia Uniforme 0, novembre Papa Lima che abbiamo trovato qui. Novembre Papa Lima, Palestrina provincia di Roma, abbiamo sentito la cosa che dicono tutti. Novembre Papa Lima, ma qui è la SP. Evidentemente l'epicentro, stiamo
ballato come non mai. Signori, non accavaliamo cortesemente le comunicazioni, non le accavaliamo, grazie. SVL in zona 0 Roma Est molto molto forte, due scosse sentite, la prima breve e la seconda assurda, allucinante, ondulatorio, assurdo. Bene, bene, grazie, grazie, ricevuto, SWL, ricevuto, eh. Zero, Vittor Whisky, bravo, sono John Oviedo, Umbria. Scossa 7.1, hanno detto epicentro tra Norcia e Castel Sant'Angelo, sempre nelle solite zone. Italia Uniforme 0, bravo, Mike Lima, altra scossa. Provetto. Sta facendo lo sciame. Anche qui si è avvertita molto forte, i lampadari hanno oscillato, pare che sia 7.1. La zona ancora la conosco. Querix. Ok, a 0.0 qui adesso c'è ancora in alto a che posto. Scusate, se per cortesia lasciate un po' di bianco, magari per cose un po' più interessanti, lo sappiamo tutti che stiamo ballando, però per favore, cioè lasciate bianco per cose più interessanti, più importanti, no interessanti, scusate, a modulato 00 UNB, scusate. Mino e Z5.W Unifor Kilo, se è possibile avere qualche notizia più a nord, visto la parte sud l'avete data. Più a nord sopra la Toscana, grazie. RHU da Grosseto qua, confermate 7070 la frequenza da tenere libera per eventuali comunicazioni in HF? Sì, si conferma, è 7070, lasciale libero, grazie, lasciale libero. Ho fatto delle chiamate finora per allontanare gente che facevano un contest, è stata liberata. Perfetto, grazie collega, grazie, qui W0, HCW, grazie mille. 7060, no 70. 60, ok. Italia Uniform 0 per Mike Foxtrot fa chiamata sul link nazionale. C'è qualche collega dalla zona dell'epicentro interrogativo? Allora, buongiorno, qui è l'SVL in zona 0, provincia di Ieri, Santa Sabina. Italia 0 c'è Stefano, se mi ascolti, stai zitto, non parlare sul link nazionale, fammi sta cortesia. Che mi stanno arrivando le telefonate, non parlare sul link nazionale. Un abbraccio a tutti, chiudo. Italia Uniform 0 Golf Juliet Lima Viterbo, il palazzo ha oscillato per 15 secondi, è stata molto forte qui a Viterbo, ripeto. Qualcuno all'ascolto? Per cortesia, non facciamo comunicazioni al momento, se non di carattere di urgenza, non facciamo comunicazioni se non a carattere di urgenza, grazie. Ok, carissimo, scusami, era solo per sentire se era tutto a posto, vabbè, ciao carissimo, buona giornata. È al solito deficiente da Ostia. Daniele, sono DRB, passi a R9 un attimo. Bene, ricevuto. Negativo, se abbiamo qualche collega lì sul posto in zona terremotata come punto di riferimento in Sul 7, Eco Extra Iosca Francisco Sala Radio Misericordia Puglia. Link nazionale Cesar, Rocca Priora. Santa Campa, ve l'avevo detto.
collega, puoi ripetere? Già per cortesia. Passo sulla locale. Link nazionale Cesar, Rocca Priora. Tra Perugia e Norcia, l'epicentro. Sente, c'è qualcuno in ascolto dalla zona dell'epicentro, grazie. C'è qualcuno in ascolto dalla zona dell'epicentro, cortesemente, grazie. Molto molto male, molto molto male, non ti abbiamo ascoltato. Sul 8 Charlie Kilo Yankee, c'è qualcuno che può darci qualche informazione precisa su entità del terremoto, danni ed epicentro cortesemente, grazie. Proprio a Castel Sant'Angelo, Castel Sant'Angelo, cambio, ma passi molto molto male, cambio collega. Sant'Angelo, da giù 8 scappe greco, a volte passi, a volte no, e quando passi, passi male, sei in grado di metterti in una posizione dove agganci bene il link cortesemente, grazie. Italia Uniform 8, questo si chiama. Uniform 0, prego, dal centro Castel Sant'Angelo, Norcia, Preti. Sì, cortesemente, mi centro Castel Sant'Angelo, Norcia e l'altro ultimo paese che ha citato, non è stato ascoltato, cambio. Preci. Italia Uniform 0 del Mike Foxtrot, fa chiamata. Prega della zona 0, avanti per cortesia, dici anche la tua posizione, grazie. Buongiorno, qui operatore Stefano, Italia Uniform 0 del Mike Foxtrot. Posizione bagni di Tivoli, ripeto, bagni di Tivoli, qui lei è stata ascoltata molto forte, anche a livello di terreno. Volevo sapere se c'è qualcuno in ascolto dalla zona delle vicine, interrogativo? Di Castel Sant'Angelo, ma passa male, avrà molte difficoltà a farsi ascoltare probabilmente. E bagni di Tivoli mi dicevi molto molto forte, giusto? Positivo. E comunque sia, ripeto, c'è qualche collega dalle zone dell'epicentro interrogativo per sapere la situazione precisa? Dalla Vispoli, provincia di Roma. Sant'Angelo cercava di comunicare, non si ascolta più. Il collega da Monte Sant'Angelo, sei ancora in frequenza, cambio. Dato l'epicentro 7.1 Monte Sant'Angelo. Marzo, perché volevamo sapere qualche informazione in più. Signori, comunque diciamo tutti in nominativo quando interveniamo, anche in queste occasioni. Qui sul 8 Cicape Greco. Grazie.
questo sarà l'inizio di un coerente percorso e ci sta, comunicando che il collega ha detto è di centro, ma se andarsene 7.1, stanno parlando in quella all'orario nazionale. Sei passato bene. Ok, ascoltiamo se interviene qualcuno dalla zona interessata. Link nazionale Cesar Rocca Priora. Monte Rotondo tutto a posto, è stata molto molto forte, molto molto forte. Monte Rotondo Roma. Monte Rotondo Roma, cortesemente, in un minuto la tua esperienza, grazie. Speriamo il bianco. Ballava tutto l'armadio, ballava tutto l'armadio, SVL Monte Rotondo comunque. Danni a Monte Rotondo, danni, cambio. Scusate, ma mi dite a chi può interessare che quando c'è il terremoto trema? Lasciamo libero se serve per cose importanti, scusate se ve lo dico, Zuzero UNB. Ha ragione. Invece di chiacchierare inutilmente, K8 Messico Romania America che trasmette, cerchiamo di tenere un canale HF aperto, 7070, purtroppo io da solo non ce la faccio perché c'è il World Wide Contest, quindi gentilmente invece di intrattenerci qui, intratteniamoci a 7070 perché è opportuno avere anche una maglia radio in HF da gestire, grazie, ha trasmesso il K8 Messico Romania America. Come Berenco dalla provincia di Foggia, c'è qualcuno in ascolto sul link nazionale? Link nazionale per cortesia per il terremoto. Dalla Italia Uniform 8, Golfo Zulu Delta, Medellin Napoli. Provincia di Foggia, si è sentito di brutto comunque. Link nazionale Cesar Rocca Priora. La provincia di Foggia di cui non ho copiato bene il nominativo, magari me lo dirai di nuovo al prossimo passaggio. Ti risponde sempre la Italia Uniform 8 Golfo Zulu Delta da Napoli. Italia Uniform 7, Eco November Eco dalla provincia di Foggia, dal QTH di Torre Maggiore, e operatore Domenico. Metto di nuovo il cambio avanti. Dalla 4, Oscar Sierra Hotel, buongiorno. Delta Medeo in Napoli, sul link nazionale di Cesar, proprio perché questa mattina ci ha svegliato il terremoto, stando comunque ad un sesto piano l'ho sentito veramente parecchio e appena mi sono reso conto della situazione ho acceso la radio per vedere qualche collega magari dalla zona interessata che ci disse qualche notizia più precisa. Stamattina qui giustamente siamo stati svegliati da questa scossa abbastanza intensa, ecco, qui si è sentito abbastanza forte, niente, pensando che era una scossa un pochino di magnitudo superiore a quella dell'altra volta alle 21.30, però per come sento le notizie qui al DG la scossa è stata più o meno della stessa intensità di quella, però io sembra di averla avvertita molto più forte dell'altra volta, comunque ti metto di nuovo il cambio avanti. È stata a malapena avvertita, io personalmente vedevo, percepivo semplicemente i lampadari che si muovevano l'altra volta, ma qua sarà che sto ad un ultimo piano, però comunque un movimento proprio dell'abitazione parecchio parecchio importante. Stavamo cercando di capire se ci sono stati danni strutturali nella zona dell'epicentro, magari qualche collega se magari
riprende, mi pare di aver capito che l'epicentro è stato Norcia, confermi se hai notizie? Z0 Uxe, la Rispoli, provincia di Roma. Sembra che sia stato vicino a Perugia, buongiorno. Stesse zone dell'altra volta, stesse zone dell'altra volta e altri crolli, eh? Scali G24 dicono tutto, eh? Vai, tutti sul canale 48. Tutti sul canale 48. Comunque anche qua in Nord Italia si è sentito molto forte il terremoto. Cortesia, grazie. A sintonizzarsi su Rai 3, accendere la TV e stanno facendo vedere tutto in diretta. Per quello che sto vedendo, la città di Norcia è, diciamo, è semidistrutta. CFOP, zona costiera Fano. Registrata la bussata da Rispoli e da Perugia, avanti Rispoli. Io a Campobasso, qui è stata avvertita molto forte, pare che sia 6.1, sono crollate altre abitazioni che già stavano in bilico. QRX. Buongiorno, se mi passi il nominativo che sto prendendo un po' nota di tutti i collegamenti che sto facendo. Ti risponde la Italia Uniform 8, Golf Zulu Delta, Medio Napoli. Prendi i nominativi, scusami, non è che devi dargli a qualcuno, ma lasciate stare, state in silenzio. A Bambera, ognuno sta dicendo che è successo nella sua città. Non c'è, in questo momento il link non è occupato da questioni di emergenza. Se c'è bisogno di tenere il silenzio, lo dicono loro, non dite cazzate, fate raccontare alla gente quello che succede e non fare girare di coglioni a prima mattina. Nominativi delle persone che hai collegato, ma che ci fai, a che ti serve? Chiacchiere inutili, sta dicendo tutto la televisione, non c'è bisogno della tua presenza. Bocca, non mi fate incassare a prima mattina. Se c'è un comando della prefettura o di qualcuno, allora ci sta il QRX, altrimenti tacete e fate parlare. Avanti, continua cortesemente. Link nazionale Cesar Rocca Priora. Dall'Italia Whisky Zero, dal Charlie Whisky, in Italia dicono 6.1 e dai sismologi americani al momento 6.6, 6.7, eh? Ma mistero ragazzi, scusate, eh. Americani danno dati differenti dai nostri, giusto? Italia Uniform 0, bravo Mike Lima, due terremoti 6.9 registrati dagli Stati Uniti, ma noi 6.1, mi sembra strana sta cosa. Gli americani 6.9, mentre i nostri segnano 6.1, giusto? E 6.1 non può essere 6.1. Appena
27.1 appena successo, buongiorno, da India Zara 4, Oscar Sierra Hotel. Dalla Italia Whisky 0, da Charlie Whisky, il problema, permettetemi, scusate la polemica, è fino a 6.2, se non sbaglio, non paga lo Stato, oltre al 6.2 tocca pagare lo Stato, chiusa la polemica, scusatemi. Fermo, quanto dice, buongiorno. È strada che paga lo Stato, non paga lo Stato, ma state vestiti. Pantalone, no? Sì, allora, fenomeno. Vai, 3-0, buongiorno. Sì, andiamo con K4, papà del tappapa, invece di dire cassate che non paga lo Stato, c'è punto 1. Cioè, io penso che le animazioni dovrebbero essere informate, eh? E queste sono cazzate, tutte cazzate, quindi invece di fare disinformazione sarebbe meglio, come dire, dire delle cose sensate. Dicevo, e sento delle piazzate enormi sull'intensità della scossa e eventualmente che non deve pagare lo Stato, paga lo Stato se superano certe soglie di scossa, sono tutte piazzate, io penso che la generazione ci si aspetta comunque delle notizie veritiere, non delle puttanate del genere, grazie. Buongiorno, però lascia libera la frequenza e non far polemica per l'emergenza. 4 Papa Delta Papa Italia Uniforme 0, bravo Mike Lima, quello che hai detto è vero e a norma di legge, Monti tra l'altro, ma comunque adesso la cosa più importante è che non ci siano vittime, non ci siano feriti e i danni quanto più ristretti possibile, anche se non potrà essere così perché quelle zone sono fortemente provate. Riccardo, passi sull'R9, ciao, il Zulu 0 UNB. Sull'R9, ridammi la frequenza perché me la ricordo. 145.375, scusate sotto. Sarebbe necessario non raccontare delle puttanate, facendo riferimento a normativa di legge inesistente, sui danni e sugli eventuali rimborsi delle eventuali scale e gradi della scala Richter. Ecco, invece di dire delle puttanate, è meglio tacere. Nazionale. Per favore la smettiamo di impegnare una rete di emergenza con questi idioti proprio, cioè avete messo il cervello un'ora indietro oggi, eh. A me la rompa il cazzo a vostra madre, no? Invece di spingere pulsanti a caso sulla rete. Vai!